La mia prima domanda è, potresti delinearmi un quadro di quella che è stata l'evoluzione dell'advertising in Italia? In realtà l'advertising in Italia, un po' come nel resto del mondo, non si è sempre evoluto, non c'è stata sempre una evoluzione dell'advertising. Una delle più grandi intuizioni della pubblicità italiana, in chiave moderna è stato il carosello. E guarda caso, la prima agenzia in Italia, l'Armando Testa, è figlia ancora di quella scia. Poi per il resto la pubblicità in Italia si è messa nella scia delle grandi agenzie internazionali e non credo sia mai riuscita a sviluppare un linguaggio, una grammatica, un'identità propria. A che livello di maturità, diciamo, è arrivato, l'advertising in Italia? Non gode di una buonissima maturità la nostra pubblicità. Il Festival di Cannes il più delle volte ci ignora. Diciamo che la pubblicità italiana non è tra le cose che brilla di più nel panorama mondiale dell'advertising. È un paese che usa internet in maniera superficiale, considerandolo ancora come un media e non come un habitat all'interno del quale portare i nostri messaggi in maniera più o meno rilevante. Anche all'interno dei social network, molto spesso la logica è quella del GRP, che è una logica televisiva, cioè il GRP è l'unità di misura attraverso cui i centri media sono abituati a vendere gli spazi pubblicitari televisivi. Per quello che riguarda ad esempio gli Stati Uniti, uno degli eventi più importanti per quello che riguarda la pubblicità è il Super Bowl. E quindi fondamentalmente lì il mezzo è comunque la televisione. A partire dal 2007, 2008, molta parte degli spot migliori a cui assistiamo al Super Bowl sono praticamente quasi dei banner. Quindi la televisione viene usata in maniera molto più intelligente, lasciami dire, rispetto a quello che accade da noi. Qual è secondo te il modo migliore per sfruttare i diversi canali appunto che si possono utilizzare per fare pubblicità? Dimenticarsi del canale. Le campagne che funzionano meglio, sono quelle che si concentrano prima di tutto su un'idea. Vendere spazi pubblicitari all'interno di Facebook, o vendere le persone all'interno di Facebook. Cosa che si fa? Si pagano i fan, si pagano i like e quindi si vendono le persone fondamentalmente un tot al chilo. È un atteggiamento che purtroppo non farà bene a questo mestiere. Quindi la pubblicità non è che proprio goda di una salute straordinaria. Ripetere all'interno di questi canali, appunto, gli stessi errori che abbiamo fatto fuori da questi canali, significa, a mio parere, perdere un'opportunità. Si ragiona ancora in una logica di invadenza, si ragiona ancora in una logica di interruzione, e non si ragiona in una logica di rilevanza. La pubblicità può tornare a essere utile, a essere rilevante, a essere informazione, a essere anche spettacolo. Io credo che ci sia una chance, per fare della pubblicità migliore, capace di diventare utile per le persone e in qualche modo essere anche scelta dalle persone. Sarebbe possibile effettivamente quantificare qual è il peso di ognuno di questi, di ognuno dei fan, piuttosto che di ogni like? E quanto è utile fare questo tipo di compravendita? Guarda, i listini non li conosco, no? Nel senso che io mi occupo di creatività. Questi possono essere ancora strumenti leciti. Sai cosa poi accade? Accade che le persone non ti restano attaccate. Cioè, le persone non restano attaccate a un brand a lungo se non c'è costantemente una forma di interazione, di dialogo, se non c'è costantemente una produzione di contenuti che li faccia sentire anche parte della storia della marca che si sta raccontando in quel momento. Quindi l'advertising non soltanto come modo per attirare nuovi clienti, ma anche per mantenere l'engagement durante il rapporto azienda-cliente. A un certo punto si è pensato che in qualche modo la cultura digitale, il web marketing, insomma l'internet, potessero sancire la fine dell'advertising tradizionale. Non è assolutamente così. L'advertising, che ci piaccia o no, continua e continuerà ad avere un ruolo importante
nello scenario, voglio dire, della macroeconomia. È uno dei vettori principali dei consumi e quindi dello sviluppo economico. E quindi sì, hai ragione quando dici l'advertising anche come strumento di coinvolgimento, l'advertising anche come leva di Sono engagement, questi le infatti. risposte, devono stare ancora nelle idee, devono stare ancora nella creatività e, come in tutte le cose, in questo momento dobbiamo più che mai mettere al centro della scena le persone. A questo punto ti vorrei chiedere che cos'è l'invertising. L'advertising è esattamente provare a invertire la rotta e provare, anziché spingere fuori i nostri messaggi, a chiamare le persone a noi. Quindi è anche di fatto una risposta a quelle che erano state le questioni etiche sollevate a proposito della pubblicità, che nel senso. Sì, si tratta di interrogarsi su valori e principi di questo mestiere e quindi portare all'interno di questo mestiere anche dei principi etici, per dire che questo mestiere si può fare anche con un po' più di attenzione. Qual è il peso che ha al momento o che potrebbe avere secondo te la ricerca scientifica nel creare nuove campagne piuttosto che nuovi modi proprio di fare pubblicità? Se per ricerca scientifica intendi tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia, allora ti dico che buona parte delle nuove dinamiche di engagement, di coinvolgimento degli interlocutori oggi passa attraverso un largo uso di applicativi tecnologici che banalmente sono presi a prestito da altri campi. Ti voglio chiedere che cosa tu pensi che debba cambiare ad oggi nelle aziende perché si possa realmente arrivare a fare questa inversione di rotta? Cambiare con delle resistenze culturali così forti in questo momento anche all'interno delle aziende, anche all'interno delle agenzie, è faticosissimo, perché questo cambiamento porta una cosa che ai più non piace, che è la perdita di controllo. E la perdita di controllo significa perdita di potere.